è quasi una religione, diventa una cosa di spirito, uno che fa gli orbitali, gli elettroni, le orbitali degli elettroni, e che cavolo? Sono un po' di cosa a toccare con mano, assolutamente, e tante cose non torno, quindi aspettate qualche giorno, lì ci avete 2 ore in cui cerco di spiegare questa cosa e vi faccio un discorso. Scusate, no, scusate, fate finire il discorso di militare. Allora, bene, a un certo punto quello che succede è che in futuro i militari si sono resi conto nella stanza di là, stanza del futuro, che gli alieni hanno preso per il culo, che gli hanno detto un sacco di bugie e che quindi a morire saranno loro. I militari che hanno intanto acquisito della tecnologia spazio-temporale riescono, è vero, a collaborare con gli alieni, ma sotto sotto potrebbero anche cercare di liberarsi degli alieni. Se si liberassero degli alieni, tutta la frittata con la ciliegina, la torta, rimarrebbe in mano loro. Tutte le parti elite sarebbero gestite da un potere solamente terrestre, cioè dai padroni. Il militare, che ora ha una parecchia paura di morire da domani mattina se l'aliero riesce a vincere il suo problema, sta cercando di trovare il sistema di metterla in quel posto agli alieni. Allora, il militare aiuta gli alieni in qualche modo, ma d'altra parte c'ha un sottoprogetto che l'alieno conosce perfettamente e che sono quelli che cercano di arrivare prima. Quindi il militare, che è un militare che viene dal futuro, e che sovente ha delle basi nel passato, non nel presente, così non le puoi trovare qui, perché è una genialità, ha bisogno di fare certi tipi di operazioni. È importante capire come si fa a liberarsi dagli italiani, perché loro hanno fatto un patto con gli italiani, ma ora devono liberarsi, perché tanto sanno che se dicono gli italiani loro sono in un patto, lo sanno, io anche dico. Allora, una delle possibilità, la tecnologia che è nel futuro viene utilizzata per gestire il presente e il passato. Ecco dove c'è questa sovrapposizione. Ecco dove tutte le volte, con più tardi del discorso, l'altra scena scende questa specie di confettone, si apre, la dotta napoletana viene buttata dentro, si richiude e il confettone parte. L'elicottero, fai il rumore dell'elicottero, no, non fai il rumore dell'elicottero, no, e fai l'elicottero, no, e allora che cazzo di elicottero è? Ah, allora c'è un elicottero. È un elicottero, sta un po' in via di una cabina, c'è solo davanti però. E dentro ci sono i militari che hanno le mani dentro dei tre posti, che le muovono così, e ci sono delle linee, delle cose tipo magnete, non so che cosa sia, non so. E questa cosa si alza, si muove, ma nello spazio-tempo. Per esempio si alza, si gira e poi e cade nella terra, dentro. Ma non è che fa un buco, ci passa da parte a parte, perché si muove nello spazio-tempo. È una tecnologia probabilmente che da questo UFO crash di Roswell qualcosa prima o poi ce l'avrà tirato fuori, il Philadelphia Experiment, io non lo so, però è roba militare, roba militare. Non credo che gli alieni abbiano dato niente. E questo alieni... come si lega con questa necessità di sapere quanto avverrà un certo il problema è che il passato, il presente e il futuro sono sulla stessa linea. Quindi il militare che ha questa tecnologia va a vedere il futuro e dice porca puttana ce la metto in quel posto. Andiamo nel passato, torciamo le palle a qualcuno e facciamo in modo che cambi qualcosa nel futuro. E l'unica cosa che cambia è la coscienza. Quindi te sei costretto a cambiare la coscienza delle persone, perché la coscienza è Dio, e con quello fai il miracolo del cambiamento. E però questo prevede che tu vai da una persona e gli dica sai, ci sono gli alieni, e gli italiani non lo possono fare. Quindi si trovano nel casino, perché da una parte la cosa che forse li libera, loro non la possono usare perché dopo che ci siamo liberati tutti, prendiamo i militari e li torciamo sul collo. Però quindi loro oggi hanno bisogno che l'essere umano faccia queste cose, prenda coscienza. E loro sono partita di loro vedere. Vogliono un'altra cosa. Loro vogliono che qualcuno trovi il sistema per mandare via gli alieni. Così 5 minuti dopo lo usano loro e io sono morto.
Ma lei è morto comunque allora. E esatto. La prima cosa bisogna morire. Comunque vada a finire. Sicuramente, per, certo, allora, perché? Perché quello che sta succedendo ora è che io vedo di là il mio futuro, va bene? Che è il mio futuro di oggi. Domani, se vado a rivedere il futuro, fate conto, ci sarà un cambiamento, magari è piccolo, ma c'è. Oppure potrebbe essere grande se è successo qualcosa nel frattempo. Quindi il futuro che leggo oggi non è il futuro che accadrà domani, perché c'è il futuro che corrisponde al presente, come il passato che corrisponde al presente. E allora, perché io vedo un futuro e lei ne vede un altro? Oh, io premesso che non ci vado a guardare di là, perché non mi piace. No, non ce la voglio, poi c'è tante cose da fare. Però... Non ti interessa o non puoi andare? Ah, non devo fare idea, non ce l'hai fatto. Prendo due o tre, che sono adotti, li faccio guardare il futuro, tre mi dicono una cosa, gli altri cinque mi dicono un'altra. Certo, perché? Perché mica tutti avranno lo stesso futuro. Cioè, io vedo il futuro che ho io davanti a me. Ammetti che io vedo che cadrà il pianeta di Dio sulla Terra. Io lo vedo, sì. Cade il pianeta di Dio. Io invece non lo vedo, perché? Perché sono morto tre giorni prima. Non lo vedo. Oppure, io ho fatto un'altra cosa. Mi hanno preso gli alieni, mi hanno portato sul loro pianeta. Non lo vedo il pianeta di Dio. Oppure io, eccetera, 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 eccetera. Quindi ognuno ha una visione del futuro per quanto riguarda il futuro, ma tanti vedono una cosa, perché tanti quell'evento lì li colpirà tutti. Altri quell'evento non li colpisce, perché faranno un'altra cosa, cioè non ci saranno più per istanti in cui accade quella cosa. Sì, ma la fine della Terra potrebbe coinvolgere tutti, se c'era vedrebbero tutti. Non dico girare a destra o a sinistra nell'angolo, però se la Terra scompare... Non è detto, non è detto. Non è detto, perché ammettiamo che la fine dell'universo, la fine della Terra ci sia fra 200 anni. Noi fra 100 anni scopriamo come andare su Alfa Centauri. Vuol dire che a 150 anni la maggior parte della popolazione se ne è andata su Alfa Centauri. Solo qualcuno è rimasto. Sono quelli che vedono questa fine. Se lei chiede agli adotti di andare di qua due giorni avanti, diciamo che il futuro sarà più o meno simile. Assolutamente sì. Sì. Esatto. Se piove, se marzo sì. Piove, sì. Magari sì. Tutti e tre la vedono più sì. Piove. Sì, vero, certo, assolutamente. Cioè, più ci si allontana, più certezza c'è fra le nazioni. Assolutamente, questa è proprio la fisica quantistica. Più la lontana dall'evento, più la probabilità di trovare l'evento diventa offuscata. Ma è una cosa, come ho detto, una teoria scientifica, no? Che ogni salto del tempo di appresso crea un universo parallelo, no? Ad esempio, se noi tiriamo una bomba atomica sulla Toscana un mese fa, è chiaro che la Toscana non esiste oggi. Però in realtà questa dimensione continua ad esistere, ma esiste in dimensione parallela, quella Toscana non c'è più. Certo. Quindi non è, questa cosa qui non è che entra in contraddizione con questa dei militari che sono gli studiati. Questo è un vecchio modo di vedere il problema dello spazio-tempo. Se, perché? Perché questa teoria prevede che lo spazio-tempo sia spalmato, spazio e tempo, chiaro. Quindi ogni punto ha uno spazio e un tempo preciso. Quindi io posso andare avanti nello spazio, andare indietro nel tempo, andare avanti e indietro solo nello spazio, solo nel tempo. E questo prevede che ci siano dei casini. Il problema è che siccome il tempo è quantizzato, questo spazio-tempo è fatto di palline, di punti. Uno qui, uno qui, uno qui, uno qui. Ogni pallina è caratterizzata dallo spazio-tempo, tra un pallino e l'altro non c'è niente, quindi non c'è definizione spazio-temporale. Allora il problema è, perché l'universo è quantizzato, bene, il problema è, e tra un pallino e l'altro, come il disegno, quanto spazio ci deve stare? Scopro che la domanda non ha senso, e l'unica possibilità di mettere il pallino, l'unica soluzione è mettere questi pallini, che sono i diversi punti dello spazio-tempo, uno sopra l'altro, uno dentro l'altro, così. Allora si scopre che secondo il calcolo fatto da Planck, l'universo è grande 10 alla meno 33 cm e largo 10 alla meno 44 secondi. Tutti di dentro siamo. 10 alla 183 palline. Hanno calcolato anche tutti. 10 alla 183 palline. Se l'universo fosse un computer, avrebbe un tempo, un clock di 10 alla 281. Cioè, in un unico... Quando tutti giù un tasto mi fa 10 alla 281 operazioni. Pensate voi com'è grande l'universo. Beh,
quanto è allora cosa vuol dire questo? Questo vuol dire